Salve guerrieri di Carradia! Mount & Blade 2 Bannerlord è un'avventura dalle stalle alle stelle, che incoraggia i giocatori a forgiare il proprio percorso attraverso Carradia per salire in cima alla scala sociale. Come o se ci arriverai dipende dalle tue scelte e azioni all'interno del gioco. Nei precedenti giochi Mount & Blade, questa ascesa al potere ruota attorno ad un singolo personaggio. Ma con l'introduzione della morte permanente e dei clan in Bannerlord, due nuove funzionalità lavorano mano nella mano per creare un'esperienza più profonda e coinvolgente. Alcuni di questi obiettivi, di certo, non saranno frutto solo del singolo personaggio, è qui che l'argomento di codesto video passa alla ribalta: la fama. I veterani dei giochi precedenti avranno già familiarità con la fama. Ma per quelli di voi che non sono a conoscenza, permettetemi di spiegarvelo. La fama è un sistema che rappresenta quanto sia famoso o noto qualcuno in Carradia. In Warband era una specie di punteggio che teneva traccia delle realizzazioni dei giocatori e apriva luogo a nuove strade di gioco, una volta che si erano fatti un nome. Con Warband la differenza fondamentale è che la fama ora è legata ai clan piuttosto che ai personaggi. I membri del clan possono guadagnare fama per il loro clan eseguendo una serie di azioni, come completare missioni, vincere battaglie o competere in tornei. Agendo in nome del loro clan, stanno effettivamente aumentando la fama del clan nel suo insieme. Acquisire fama in Bannerlord vedrà i progressi del clan del giocatore attraverso diversi livelli, il che apre nel tempo l'accesso a maggiori capacità del gioco. Ad esempio, per agire come mercenario per una fazione, il clan del giocatore deve raggiungere il secondo livello prima che le sue offerte vengano prese in considerazione. Allo stesso modo, la fama è anche la chiave quando si tratta di impegnare il vassallo di un regno. Agisce come prova delle capacità del giocatore e dimostra che sono pronti per essere coinvolti negli eventi più grandi che si stanno svolgendo intorno a loro. Ma come per tutto in Warband, gli sviluppatori non erano contenti di riproporre semplicemente un sistema esistente senza dare un'occhiata più da vicino e migliorarlo per portare innovazione al gioco. A ogni livello raggiunto dal clan vengono premiati con uno slot compagnia aggiuntivo, un limite di compagno aumentato e carovane aggiuntive che possono funzionare sotto la tutela del clan. Inoltre, il giocatore verrà trattato in modo diverso a seconda della fama del proprio clan. Ad esempio, come abbiamo visto in un video precedente, l'ordine di battaglia. Questa progressione offre ai giocatori spazio per esplorare il gioco e correre alcuni rischi, anche di fronte alla morte, perché un erede idoneo sarà in grado di continuare l'eredità dei suoi genitori con la reputazione del clan intatta. E per essere chiari, la fama non è qualcosa che i giocatori dovranno inseguire per progredire. Semplicemente giocando, i giocatori accumuleranno naturalmente fama nel tempo, attraverso le diverse azioni che svolgono. Penso che questi cambiamenti alla fama rendano il sistema di gioco più accattivante, fornendo ai giocatori un vero senso di progressione mentre il loro clan sale dall'oscurità fino a farsi riconoscere in Carradia. Per questo video, ragazzi, è tutto. Vi invito come sempre, se vi piace il mio lavoro, di lasciare un bel like, commentare qui sotto e su Discord, condividere il video ed iscrivervi al canale, mi raccomando, con azionata la campanellina. Prassi fondamentali per la crescita del canale e dei suoi contenuti, dal vostro Nicron, grazie e alla prossima!